Torta di mele integrale e senza zuccheri aggiunti. Oggi facciamo questa torta di mele perché è un po' che mi arrivano tante richieste di dolci senza zuccheri aggiunti. Perché è un'esigenza un pochettino di tutti, quella di ridurre la quantità di zuccheri, io per prima. E siccome io la mattina amo far colazione con qualcosa di dolce, allora ho fatto un po' di prove e sono riuscita a fare questa torta di mele che vi assicuro che è buonissima. L'impasto è fatto con la farina integrale e la farina di grano saraceno. Come dolcificante utilizzerò l'eritritolo, poi ne parliamo. Poi ovviamente ci sono le mele e per dare un po' più di sapore e di croccantezza ho aggiunto anche le noci. Iniziamo? Allora, prima di tutto tritiamo le noci, queste sono 100 grammi di noci sgusciate, quindi con un tritatutto. Naturalmente, se vogliamo, possiamo pure tritarle al coltello, però col tritatutto si fa prima. E le noci sono pronte. Poi, come se facessimo il ciambellone, in una ciotola rompiamo 4 uova. Ora aggiungiamo 70 grammi di eritritolo. Vai con lo spiegone sull'eritritolo, vai. Mi sono un po' informata e ho scoperto che l'eritritolo è un dolcificante di origine naturale a zero calorie. Si trova facilmente ormai in tutti i supermercati e allora ho iniziato ad utilizzarlo per preparare i dolci. E vi devo dire che non è male, anche perché non ha retrogusti, cioè è un sapore molto neutro e anche nell'aspetto assomiglia molto allo zucchero. Aspetta che lo faccio vedere da vicino. Vedi com'è? Questo che ho trovato io al supermercato assomiglia allo zucchero semolato, anche nell'aspetto. E la quantità da utilizzare è la stessa dello zucchero? Allora, io in realtà ne metto un po' di meno perché secondo me dolcifica abbastanza, quindi qui ci avrei messo 100 grammi di zucchero, questi sono 70 grammi di eritritolo. E una volta aggiunto le uova, le fa montare esattamente come se fosse lo zucchero, quindi pratico, ok? Quindi aggiungiamo 70 grammi di eritritolo. Iniziamo a sbattere. Quando le uova sono belle gonfie, aggiungiamo 100 ml di latte e 70 g di olio di semi. Adesso le farine, 100 g di farina di grano saraceno. E 130 g di farina integrale. Poi una bustina di lievito per dolci. E in ultimo le noci che avevamo tritato, 100 g. Al posto delle noci si possono mettere sia le mandorle che le nocciole. E diamo un'ultima mescolata. L'impasto è pronto. Ha una consistenza così. Non troppo liquida perché altrimenti le mele affondano. E non troppo dura. Ora prendiamo uno stampo oliato e infarinato, questo ha il diametro di 24 cm, però se ce l'avete da 26 va bene lo stesso, se ce l'avete da 22 va bene lo stesso. Se utilizzate quello più largo vi viene un po' più basso, se utilizzate quello più stretto vi verrà un po' più alta. Ma no, ma davvero? Tu Sto piuttosto lo scherzando. sai come si misura il diametro di una teglia? Col metro. Sì, lo so, però magari una teglia è così, no? Tu vedi Ecco. che sopra è più larga, sotto è più stretta, come si fa? No, Dove si questo misura? No, sopra. si fa la media tra sopra e sotto, quindi questa sarebbe più alta. Quindi questo è. Vabbè. Secondo me sta cosa l'ha vista su TikTok. Non è vero. Vabbè, versiamo l'impasto all'interno della teglia. Vedete, un impasto un po' scuro perché le farine sono appunto farina integrale, anche la farina di grano saraceno è un po' scura, poi ci sono anche le noci, che insomma,
insomma, rendono questa torta ancora più rustica. E adesso la ricopriamo completamente con delle fettine di mela. Quindi ne servono due, una e mezza, insomma, dipende da come, da quanto sono grandi. Le sbucciamo. E le tagliamo a fettine. E le sistemiamo tutte sopra. Io di solito le metto come se fosse un fiore, quindi faccio prima un giro esterno. Pronta per andare in forno. Io la faccio cuocere a 170 gradi col forno ventilato per 40 minuti. Se avete il forno statico, aumentate la temperatura di 10 gradi, ok? Mi raccomando, prima di tirarla fuori, prova stecchino. Dopo lo facciamo insieme. Inforniamo. Eccola, pronta. Mi sono scordata di far vedere la prova stecchino. Vabbè, la possiamo fare anche qua. Sono passati 40 minuti, esatti, quindi vieni, avvicinati. Ok. No, perché spesso le persone non ci pensano. Allora, prendete uno stecchino, lo infilzate al centro della torta, proprio al centro. Se tirando su lo stecchino è asciutto e non c'è dell'impasto attaccato, è cotta. Se vi accorgete che invece c'è, come ho detto, dell'impasto un po' appiccicato allo stecchino, la lasciate in forno ancora per 5-10 minuti, magari abbassando la temperatura di cottura, quindi qua sta a 170, mettete 150 e la fate andare per altri 5-10 minuti, però questa è cotta. La lasciamo intiepidire per un po' e poi la togliamo dallo stampo. Vediamo se si stacca dallo stampo. Sì, si stacca pure bene, allora, cotta bene anche sotto. Eccola qua. Te la faccio vedere da vicino. Bella. Allora io la lascio semplice così, ok? Non metto, va bene, zucchero a velo, naturalmente solo perché senza zuccheri aggiunti. Non metto marmellata di albicocche sopra per lucidarla o il miele, però se volete potete tranquillamente farlo, metterlo, insomma. Aspetta, prima di la verità, perché ti sei messa a fare le ricette con poco zucchero? Perché confessa. Perché è un periodo un po' particolare della mia vita e della vita delle donne attorno ai 50 anni, in cui siamo un pochettino ballerine, diciamo così. Ok, quel allora, periodo che si chiama qualcosa pausa. Pausa. E siccome una mia amica nutrizionista mi ha detto: devi abbassare la quantità di zuccheri e devi utilizzare le farine integrali, mi raccomando. Ci sto provando e allora sto facendo anche degli esperimenti con le ricette e vedevo di comunque questa torta di mele è abbastanza soddisfacente. Okay. Non è una roba, anzi è buonissima. L'altro giorno è venuta zia Daniela qua a casa con un'amica sua, se ne sono mangiate in realtà. Sì, e sono senza zucchero, però se ne mangiano il triplo, quindi cambia poco. No. No, c'è da dire, ecco, una cosa importante come consiglio, tra virgolette, nutrizionale, anche se noi non diamo consigli nutrizionali, che pur essendo senza zucchero aggiunto, comunque sia le farine che la frutta, eccetera, comunque contengono un minimo di zuccheri. Esatto, ci quindi sono, no? Naturalmente presenti gli amidi delle farine, appunto, oppure gli zuccheri semplici della frutta. Se avete delle problematiche, non abusate nemmeno di questo tipo di dolci, diciamo. Però è buona, le posso dire, è buonissima. Detto questo, proviamola, no? La provo, sì, la tagliamo. Una fettina piccola o una fettina più grande la mangiamo in due? La mangiamo in due, dai. Bella. Nell'aspetto molto rustico. Bella. È soffice, eh? Guarda. Sì, no? Allora, io non l'ho fatto, però se volete potete mettere anche la mela a pezzettini all'interno dell'impasto, ok? Magari la tagliate sottile e ne mettete un pochettino anche dentro. Prima di fare l'assaggio posso dare qualche suggerimento, un attimo, qualche sostituzione? Volete farla senza glutine, sta torta?
Facile, perché la farina di grano saraceno è già senza glutine, quindi i 130 g di farina integrale la sostituite con 130 g di farina di riso, viene benissimo lo stesso. Ok, quindi 130 g di farina di riso e la farina. E la farina di grano saraceno. Okay. Io ho messo le noci, 100 g di noci tritate, potete sostituirle con le mandorle tritate e potete aggiungere anche un po' d'aroma mandorla, che secondo me ci sta benissimo anche con le mele. Oppure con le nocciole tritate. Non volete mettere la frutta secca? Non ce la mettete, aumentate leggermente la quantità di farina integrale. Quindi invece di 130 grammi ne mettete 150-160 grammi. Dovete ottenere quella consistenza che vi ho fatto vedere prima io, ok? In questo modo le mele non affondano in cottura. Poi, aspetta, mi era venuta in mente un'altra cosa. Ah, ok, io ho fatto una torta di mele classica. Tonda così, però potete con lo stesso impasto farci 12 muffin alle mele, quindi prendete lo stampo da muffin oppure i pirottini in alluminio, quelli lì usa e getta, e mettete l'impasto e sopra ci mettete qualche pezzettino di mela. In questo caso il tempo di cottura non sarà 40 minuti come per la torta, ma 20-25 minuti. Come? E si può fare anche a forma di plum cake, però in quel caso aumentate un pochettino il tempo di cottura, quindi non saranno 40 minuti ma 45 minuti 50. Prova stecchina al centro, quando è cotto lo tirate fuori. Poi segnatevi questa ricetta dell'impasto, perché secondo me con questa base qua si possono fare un sacco di dolci. Quindi ad esempio ci potete mettere un po' di cacao amaro, ci potete mettere invece del latte, ecco, latte. Se la volete fare senza lattosio sostituite il latte o con una bevanda vegetale oppure con l'acqua. Ok, tanto è saporita perché le noci comunque gli danno sapore a questa torta. Poi mi era venuta in mente un'altra cosa. Ti viene in mente qualche... Altri tipi di frutta, con le pere? Allora, poi si può fare con le pere, si può fare con le fragole. Con le pesche? Con le pesche, quando sarà periodo, insomma, sì. Potete mettere sopra la frutta che più preferite. Okay. Ok? Prima parto io, la potete dare un pezzettino. Tutto, ok. Mi piace un sacco, quasi in più, scusa, non si parla con la bocca piena, però mi piace di più della torta di mele semplice classica, perché è più, non so, mi piace. Vuoi tu? Sì. Va bene, io spero che questa ricetta possa esservi utile. Se avete domande, suggerimenti oppure volete vedere altre ricette fatte con le farine integrali senza zuccheri aggiunti, scrivetemelo sotto nei commenti. Se la fate, fatemelo sapere, mandatemi le foto. Oppure se hanno anche esperienza con altri tipi di dolcificanti. Bravissimo, fatemi sapere più o meno se avete fatto delle prove. Insomma, utilizziamo questo video anche come occasione di scambio di opinioni e di consigli. Direi che ci siamo, ci salutiamo. Allora, ci vediamo al prossimo video e alla prossima ricetta. Ciao!